Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Andiamo a vedere quello che è successo oggi al Settlan Arena, stadio Romeo Anconetani, dove il Pisa ha giocato contro il Cesena e ha vinto per 3-1. Allora, un Pisa che è sceso in campo con la testa sulle spalle, determinato, aggressivo e ha anticipato l'avversario su ogni pallone. Questa è la sintesi della partita. Al di là della rete che abbiamo preso, ma lì è stato forse un po' colpa di Sempe che ha fatto un'uscita imprecisa. Ma al di là di questo, un Pisa che ha ricalcato quello che fino ad oggi ci aveva fatto vedere. E la partita contro la Juve Stabia è stata, diciamo così, una parentesi che secondo me è già in archivio. Questo è quello che io ho visto oggi. Visto oggi un Pisa determinato da parte di tutti. Un Touré che ha cambiato faccia, un Piccinini alla grande. Ma presi uno a uno, io direi che oggi si è dato una lezione di calcio al cavalluccio, cioè al Cesena. Poi voglio vedere chi è che viene qua a smentire questo. Bene, detto questo, nel primo tempo il Pisa ha preso le redini in mano dopo i primi 5-10 minuti, il pallino in mano l'ha tenuto il Pisa per tutta la durata del primo tempo. Poi nella ripresa ho detto, ma Cesena partirà, ho detto io, alla chissà come, e invece non è stato così. Il Pisa ha mantenuto il pallino in mano, il Pisa è andato sul 3-0, E poi c'è stata la rete del Cesena, ma io direi che la partita poi è stata, diciamo così, è stata chiusa dai ragazzi che hanno saputo tenere la palla ben lontana dalla porta di Semper, e a parte uno o due tiri, ma da parte del Cesena tirati sulle stelle, per il resto bravi ragazzi a mantenere il risultato fino alla fine. Questa è stata la partita. Andiamo a vedere i singoli. Semper 6, poco impegnato nel corso dei 90 minuti, effettivamente è stato bravo su Spendi e poi in fase di apertura, e poi dopo è stato impreciso purtroppo nel gol di Prestia, ma alla fine non ha inciso per niente sul morale dei ragazzi, che è sempre rimasto alto. Canestrelli oggi 7,5, Canestrelli. Secondo gol stagionale, e poi ci ha messo del suo anche sul gol di Touré, no? Un assist perfetto per Touré. Quindi io direi che Canestrelli oggi 7,5 non glielo leva nessuno. Bravo. Caracciolo, 7. Preciso nelle chiusure, da un suo recupero di testa nel primo tempo. Scatta anche un contropiede pericoloso per Lind. Ottimo in marcatura su Spendi. Poi dal 73esimo è entrato Calabresi senza voto perché ha giocato veramente poco. Rus 6,5, bravo. Mi è piaciuto, a parte qualcosina, ma mi è piaciuto veramente. Dalla sua parte il Pisa subisce poco durante tutta la gara. Ed è vero, no? Dalla sua parte praticamente non... Si trova bene con Touré veramente, e Piccinini Arena si fa notare spesso anche in fase offensiva. Quindi io direi bravo, Ras, 6,5. Touré oggi 7. Una partita Touré che veramente alla grande, veramente una bella partita ha fatto. Parte bene, è primo ad essere pericoloso, anche se non finisce sul tabellino, vabbè. Dei marcatori, ma diciamo è decisivo poi nella terza rete. Quindi io direi che oggi Canestrelli ha fatto la cavalcata, passa la palla a Touré e Touré in sacca. Bene, bravo Touré, 7. Piccinini oggi 7, non glielo leva nessuno. Bravo, veramente bravo. Qualità, sacrificio,
questo ragazzo sta crescendo bene e sta crescendo alla grande. Poi dall'81esimo è stato inserito a parte di Inzaghi a Belgrado e quindi senza voto, perché ha giocato veramente poco, una manciata di minuti. Marin 6 e mezzo. Marin 6 e mezzo è una buonissima prova anche oggi, bravo, preciso nei passaggi, la munizione per me non c'era. Inzaghi poi lo sapete come ragiona: quando il giocatore è ammonito non corre rischi e lo toglie, e sicuramente è condivisibile anche questa cosa. Poi entra Højlund 6, entra sul 3-0, a partita io dicevo ormai terminata, però contribuisce a mantenere il risultato, quindi bravo Mario. Beruato, 6 e mezzo, instancabile sulla corsia, bravo, perché oggi ha fatto veramente uno stantuffo su e giù, quindi bravo, è stato sempre presente, sempre, e ha contribuito, a parte in fase di copertura, ma ha contribuito anche a mantenere la palla dalla parte del campo del Cesena nel finale, quindi io direi oggi bravo Beruato. Moreu 7 oggi, bravo Moreu. Qualità e sacrificio, bravo. Bene, aiuta Canestrelli e Beruato in fase difensiva e benissimo in fase offensiva. Da un suo colpo di tacco nasce l'azione del vantaggio di Linda. Quindi, bravo, Moreu, 7. Arena, 7. 7 Arena perché serve un ottimo assist per Linda sulla rete all'inizio del vantaggio. Poi manda in porta poco dopo Piccinini e duetta benissimo con i compagni, quindi mette lo zampino anche su 3-0 servendo Canestrelli che si era staccato dalla linea difensiva, quindi Arena 7, bravo. Lind 7, bravissimo. Al di là della prima rete, sulla seconda che poi la fa, cioè conclude Canestrelli, però bravo perché tira e poi il portiere è bravo a respingere e dopo Canestrelli in sacca, quindi Linde bravo. Poi dal 60esimo entra Bonfanti 6, perché comunque lotta con i difensori senza però riuscire poi insomma a rendersi pericoloso, però alla fine Linde bravo e bene anche Bonfanti per quello che ha giocato. Veniamo a noi, Inzaghi 7, perché ha caricato i ragazzi in una maniera giusta, ha preparato bene la partita, i ragazzi gli sono andati dietro, hanno seguito i consigli, insomma io direi che oggi meglio di così non poteva andare. Abbiamo lo stop e secondo me era importante avere questa vittoria, perché poi dobbiamo andare a Bolzano a incontrare il Sudtirol e dopo abbiamo due partite fuori casa, Cremonese, quindi bene, perché insomma questa vittoria ha riportato, diciamo, freschezza, no? Nell'ambiente, ha riportato serenità, io credo, al di là dello stadio, tutto quanto, ma anche nell'ambiente fa bene. Questa vittoria ci voleva, ma più che altro ci voleva la prestazione, cioè a riconferma che la partita contro la Juve Stabia è stata una parentesi. Io l'avevo detto, purtroppo capiteranno ancora delle partite no, perché ci saranno delle partite no, ma l'importante è dare la risposta. Questo è l'importante, dare la risposta immediata, e la risposta immediata è arrivata secondo me. Bene veramente, quindi Inzaghi 7 Inzaghi, perché nonostante al netto quindi degli assenti è riuscito a coprire i ruoli e li ha fatti coprire bene e ha messo i giocatori giusti al posto giusto. Oggi i ragazzi avevano la testa sulle spalle, sguardo basso e piedi a terra. Questo dobbiamo fare. Siamo in vetta alla classifica, io direi meritatamente. Questo è il discorso. Che poi vengano qua a dire si gioca 3-0 a tavolino, 3-0 a tavolino e 3-0 a tavolino, perché qualcuno la prossima volta, invece di far giocare chi viene dalla tribuna, fa giocare i giocatori che sono
nelle distinte. Questo per rispondere a qualcuno che viene qua sotto i video a fare commenti che secondo me sono commenti sterili, privi di fantasia, pure, perché manco la fantasia, capito? Questo è il discorso. Pisa in testa alla classifica perché si merita di stare in testa alla classifica, punto e basta. Poi magari verrò smentito, poi magari finiremo fuori dai playoff, tutto quello che volete voi. Per adesso è così perché è meritata, perché oggi il Pisa ha dato una lezione di calcio al Cesena e non solo. Bene, detto questo, io la chiudo qua. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto, e io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!